Carrera, allenatore dalla Serie C con la vera Juve Stabia su FC 24. Abbiamo l'obiettivo, signori, di vincere tutto con questa squadra. Prima di iniziare però, mi raccomando, lasciate un bel mi piace per supportare questa serie e soprattutto qui sotto nei commenti scrivete la prossima squadra della Serie C che volete vedere su FC 24. Come ho detto all'inizio, abbiamo a disposizione 10 stagioni per completare questi 5 obiettivi, ovvero vincere la Champions League, il campionato, il Pallone d'Oro, la Coppa Italia e la Supercoppa Europea. Abbiamo davanti a noi la vera Juve Stabia che viene messa in campo con un 4-3-3 di contenimento. In porta c'è Thiam 68, difesa con Baldi, Stanga, Bellic e Mignanelli, terzino sinistro. Centrocampo con Leone, Buio e il capitano Gerbo. Lì davanti Candellone a destra, Adorante, ATT e attenzione signori, ala S è di proprietà del Napoli, è un 2004 e si chiama Marranzino. Vi ricordo brevemente le regole: nel corso della prima stagione non possiamo effettuare nessun colpo in entrata, quindi ho utilizzato i pochi milioni che avevo a disposizione per assumere i migliori osservatori. Li ho mandati in giro per 9 mesi, vediamo se riusciamo a prendere qualche pischello interessante. E poi, cosa molto 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 importante, fate attenzione ai giocatori che compreremo nel corso di questa carriera, perché di recente il gioco è stato aggiornato e sono stati aggiunti dei pischelli veramente interessanti. Soprattutto uno è un fenomeno, può veramente diventare un 99. Spero di prenderlo, ve lo mostrerò nel corso di questa carriera e dico spero di prenderlo perché costa già abbastanza nella prima stagione, non possiamo acquistarlo, speriamo che non diventi subito un fenomeno, altrimenti non riusciamo più a portarlo a casa. Stiamo giocando proprio in questo istante le ultime partite della stagione, anzi l'ultima partita della stagione, vinciamo 2-0 contro lo Spezia e attenzione signori perché spunta la partita dei playoff contro la Cremonese. La barretta si alza, si abbassa, prima è rossa, poi è verde, poi è arancione, non si capisce nulla. Un giorno siamo a rischio esonero, un giorno siamo praticamente gli allenatori dell'anno. Siamo arrivati comunque alla partita contro la Cremonese, vediamo rapidamente la squadra come è messa con Marranzino a sinistra che è un 73, molto bene. Non ho trovato nessuno dal vivaio, peccato perché cavolo, ho speso tantissimi milioni per prendere degli osservatori buoni ma solo pippe, boh. Comunque schippiamo la partita contro la Cremonese e vinciamo addirittura 3-0, mamma mia signori. Adesso semifinale, se non erro, semifinale playoff contro il Como, le schippiamo velocemente, 2-2 la prima, la seconda 3-2 passa il Como e noi quindi restiamo in Serie B. Guardiamo rapidamente le statistiche perché il capocannoniere di questa prima annata è Candellone, signori, Leonardo Candellone, che fa 15 gol, Adorante ne fa 15, Marranzino cresce addirittura di 5 diventando un 73. Molto bene, prima stagione quindi terminata, non ci resta a questo punto che skippare l'ultimo mese, anzi le ultime 3 settimane, iniziare insieme la seconda sperando di avere un buon budget. Il Napoli vince la Champions ragazzi, incredibile, incredibile, il Napoli vince la Champions. De Laurentiis aveva ragione, l'aveva detto ragazzi, De Laurentiis aveva detto l'obiettivo è vincere la Champions e ce l'ha fatta su FC24, ma comunque ce l'ha fatta. Seconda stagione appena iniziata con un budget di 9 milioni. Non è malvagio come budget, anzi è molto buono. Il problema è che è quel giocatore magnifico di cui vi ho parlato inizio video costa più di 9 milioni. Eccolo, signori, si chiama... è il contratto in scadenza, oh mio Dio. Si chiama Kendry Páez, giocatore appena aggiunto al gioco, gioca nell'Independiente del Valle, 17 anni, viene dall'Ecuador, è un trequartista che può fare la D, può fare la D e può fare anche la S, può fare praticamente tutti i ruoli offensivi. Il fatto che abbia il contratto in scadenza è una cosa molto 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 positiva. Infatti voglio mettere come contropartita il nostro portiere che vale 140.000 euro, vediamo che cosa vogliono, vogliono 4 milioni e mezzo. Ragazzi, è poco, è pochissimo, cavolo. Allora, io provo a trattare, ovviamente, perché lui giocherà trequartista. Bisogna vedere però se riusciamo a metterlo a destra. Quindi, se lo mettiamo a destra, così utilizziamo anche il baghettino del cambio ruolo, possiamo mettere come contropartita Candellone, che, signori, ha fatto bene e comunque non è il giocatore più scarso della squadra. Ecco, vale 3 milioni e 6, però ha 26 anni. Non ha un potenziale straordinario, quindi prima o poi, se l'obiettivo è quello di vincere la Champions, prima o poi va sostituito. Quindi io lo metto come contropartita e provo ad abbassare il più possibile, 1.200.000 più clausola del 25%.
5%. Sarebbe un sogno chiuderlo così. Vediamo. 3.2, ma stanno calando ancora. Ce lo stanno praticamente regalando, no? Io devo accettare per forza. 3 milioni e 2. Ma è questo? Ma non è che ho sbagliato il giocatore? Allora, facciamo il contratto, poi devo assolutamente vedere il valore. Abbiamo pagato 3 milioni e 2. Questa potrebbe essere una delle trattative più assurde della storia del mio canale. Valore 7. Ragazzi, non è possibile. Valore di mercato 7, migliore offerta possibile 4.6, preso a 3.2. Incredibile, ragazzi, incredibile. Andiamo subito su Paez. Eccolo qui, ottima promessa. Ma signori, fidatevi di me, questo diventa letteralmente un fenomeno, un fuoriclasse. Ci mette 14 settimane per diventare un AD, ma ovviamente possiamo aspettarlo. Mettiamo Leonardo Candellone sul mercato, così incassiamo circa 3 milioni e mezzo e possiamo forse fare un altro colpicino. Ci sono anche tanti giocatori in scadenza, quindi è qualcosina anche per i contratti, diciamo, va speso, ecco. Tra l'altro, per quanto riguarda il portiere, non voglio prendere nessun giocatore, perché i portieri sono sempre gli stessi, ormai li abbiamo già presi e ripresi mille volte tutti, quindi il portiere voglio pescarlo dal vivaio. Mando questo pischello per 9 mesi a caccia di un portiere e li mando tutti, ragazzi, tutti a caccia di un portiere. Abbiamo praticamente 9 mesi di tempo per trovare un portiere decente. Questo è l'obiettivo. Budget ricaricato. Abbiamo 8 milioni a disposizione per migliorare ulteriormente questa squadra. Allora, voglio acquistare un altro giocatore che stavo di recente aggiunto al gioco. Sto parlando di Keanu Dyer del Chelsea. Mostra un ottimo potenziale. È un giocatore veramente molto 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 buono, che nasce come centrocampista centrale ma fa l'upgrade se messo mediano. Noi il mediano forte e giovane ce l'abbiamo già, però possiamo optare per un cambio di modulo e quindi passare a un 4-3-3 difensivo o di contenimento, forse difensivo, con 2 CDC. Metto il portiere come contropartita per sapere il prezzo. Vogliono la bellezza di 1 milione, mamma mia. Allora io metto come contropartita Gerbo, che vale 1 milione e 3, e vediamo se accettano questo scambio alla pari. Mi dispiace per Gerbo, signori, però purtroppo questi cambi vanno fatti. 860.000 euro, ragazzi, ma oggi ci stanno letteralmente regalando i giocatori. Ma che succede? Un altro giocatore che è stato proprio di recente aggiunto al gioco, stiamo parlando proprio di ore, Martim Fernandes, terzino destro portoghese che milita attualmente nel Porto. Non dovrebbe costare tantissimo. Metto infatti come contropartita Daniele Mignanelli. Vediamo se accettano uno scambio alla pari. No, però vogliono 2 milioni e 4. E quindi va bene, ci sto, affare fatto. Chiudiamo il nostro calciomercato, signori, con l'ultimo giocatore forte che è stato aggiunto al gioco. Sto parlando di Sarco. Ha una clausola rescissoria di 7 milioni. Questa cosa mi spaventa abbastanza. Purtroppo noi questi soldi non ce li abbiamo. Posso però mettere come contropartita Buio, perché voglio giocare con 2 attaccanti e quindi passare a un 4-4 2 difensivo, quindi con 2 CDC, 2 esterni e 2 ATT. Provo quindi a mettere Buio come contropartita, anzi facciamo così. Prima metto il portiere come contropartita per sondare un po' il terreno. Vogliono, e no, l'ho appena preso, però costa pochissimo, ragazzi, ma questo non vale 2 milioni. Cioè, ci stanno letteralmente regalando i giocatori oggi, ma che succede? Ragazzi, ma che succede? Allora, metto Buio come contropartita, dai, 190.000 euro ve li voglio regalare praticamente. Vediamo se accettano Buio come contropartita, affare fatto. Incredibile, ci stanno praticamente regalando dei giocatori forti. Scelgo comunque il 4-4-2 di contenimento. Abbiamo detto che Paez giocherà a destra e farà la D. Marranzino confermatissimo a sinistra AS. Poi abbiamo Leone e Dyer, eccolo qui, 64, che fa l'upgrade se messo CDC. E lì davanti abbiamo Adorante con Sarco appena comprato. Stiamo giocando in questo istante l'ultima partita della stagione contro il Cosenza. Pareggiamo 1-1 e attenzione, signori, perché ci sono di nuovo i playoff. Questa volta il primo turno sarà contro la Sampdoria. Sono abbastanza preoccupato per la barretta, perché ovviamente non siamo riusciti a conquistare la promozione diretta. Prima di giocare con la Samp, vediamo al volo se riesco a svincolare qualcuno. Sì, sono un giocatore che ha chiesto la cessione. La barretta adesso è leggermente più alta, ma restiamo comunque in pericolo. Per quanto riguarda il portiere, ho trovato Ander Gonzalez, spagnolo, 17enne, ha già fatto più 3. L'ho preso praticamente 3 mesi fa e ha fatto più 3,
e ha il potenziale per diventare speciale. Questa invece è la squadretta, a parer mio non siamo ancora pronti per affrontare il campionato di Serie A. Questa è la sensazione che ho. Non so per quale arcano motivo la squadra, la società ci chiede, ci impone di andare in Serie A, e secondo me non siamo ancora pronti. Con la Sampdoria però vinciamo 3-1, adesso c'è la Cremonese, l'andata finisce 1-1, il ritorno è 4-2, quindi siamo in finale, signori, contro lo Spezia. Vinciamo l'andata 5-2, clamorosamente, signori, clamorosamente siamo in Serie A. E non so se essere contento, perché giocheremo il campionato di Serie A con un 65 in porta, porca di quella miseria. Probabilmente retrocederemo di nuovo, tra l'altro un altro che vuole andare via in prestito. La situazione resta abbastanza drammatica, statistiche, il capocannoniere è Adorante che ne fa addirittura 23, Paez ne fa 12, cresce di 6, Marranzino, signore, il nostro Maranza, fa 12 gol e 11 assist e cresce di 2 diventando un 75, molto bene Sarco che cresce di 6, Bellic difensore centrale che tra l'altro ho visto che nella vita reale è tipo il terzo miglior marcatore della rosa se non erro, da difensore centrale, e anche qui sta segnando, quindi 4 gol sono tanti per un DC, bravo. Per il resto io sono, cioè, sono contento. Intanto qui vendi due giocatori, compra due giocatori, 4 su 4, obiettivo completato, e mi danno la X, GG. Vabbè, comunque io sono contento per i risultati ottenuti, sono però preoccupato per il campionato di Serie A, perché ripeto, secondo me non siamo ancora pronti, però vediamo quello che viene fuori. Terza stagione appena iniziata con un budget di 13 milioni, ho già effettuato tutti i rinnovi, in realtà il budget era di 15, però attualmente è di 13. Allora, siamo in Serie A, bisogna fare un grande colpicino, e questo grande colpicino io lo voglio fare in difesa, voglio prendere un grande difensore centrale. Ho scelto Bastien, signori, che è stato contattato anche dall'Hoffenheim, vediamo se riusciamo subito ad inserirci nella trattativa. Mettiamo come contropartita, ah, non c'ho nessuno, mettiamo come contropartita il terzino Nicolò Fiore, vediamo se funziona il baghettino, vogliono 3 milioni e mezzo, ripeto, ci stanno a parer mio regalando i giocatori, io accetto subito perché questo non vale 3 milioni e mezzo, non tratto neanche, potevo forse mettere una clausola e magari riuscire a risparmiare qualcosina, oppure magari potevo mettere il difensore centrale come contropartita, ma forse è meglio venderlo separatamente così da prendere più soldi. Ho venduto il difensore centrale Stanga e l'ho venduto anche per una cifra abbastanza importante, però è giusto a parer mio puntare su un 68 che è quindi leggermente più debole rispetto a Stanga, ma ovviamente ha un potenziale maggiore e quindi alla lunga ci guadagniamo. Ho scelto Angels, giocatore molto interessante che attualmente milita nel Monaco, nasce come centrocampista centrale ma può fare anche il CDC. Metto il terzino come contropartita Fiore per sapere più o meno il prezzo, vogliono, mamma mia, 20 milioni, mi sa che adesso i giocatori non ce li regalano più. Cavolo, questo era veramente forte, eh. Termina trattativa. Cambiamo completamente obiettivo perché voglio andare su Mattia Zanotti del Manchester United. Questo me lo tengo qui perché voglio prenderlo più avanti, è forte, che se mi hanno chiesto 20 milioni vuol dire che è veramente forte, forte, forte. Quindi lo prendiamo più avanti quando magari il budget sarà più alto. Per quanto riguarda invece il terzino Mattia Zanotti che gioca nel Manchester United, io provo con Fiore, anzi sì, con Fiore come contropartita, vogliono 21 milioni, ragazzi, ma costano tutti tantissimo adesso. Mamma mia, o ci chiedono 1 milione oppure ce ne chiedono 100. E allora sapete che vi dico? Io non faccio niente, perché non voglio prendere dei giocatori scontati. A questo punto direi che possiamo simulare, signori. Vediamo un po' quello che esce fuori, sono molto preoccupato, però boh, vediamo. Simuliamo tutta la stagione e ci vediamo a maggio. Siamo arrivati proprio in questi istanti al termine della stagione, la barretta è verde, ragazzi, la barretta è verde. Andiamo subito a vedere la classifica. Primi, primi, signori, primi, no, non è vero, ultimi retrocessi in Serie B. E qualcuno dirà, Giuse, ma com'è possibile? Retrocessi in Serie B, barretta verde. Sì, perché mi hanno esonerato, ho accettato il Lecce, mi sono fatto esonerare e mi hanno richiamato alla Juve Stabia, e quindi la barretta è tornata verde. Tutti in retroscena, ragazzi, retroscena oscuri delle carriere. Comunque la situazione è abbastanza drammatica, signori, ma noi questo lo sapevamo già. Quarta stagione appena iniziata con un budget di 34 milioni, e direi che non è male come budget visto che siamo appena retrocessi. L'obiettivo è quello di terminare a metà classifica. Ma com'è possibile? Ma com'è possibile, ragazzi? Con la squadra che abbiamo, un 86, termina a metà classifica. Vabbè, meglio così, ragazzi, meglio così. Per quanto riguarda la mercato, ah no, sono spariti i giocatori che avevo messo prima. Il primo è Angels, che volevo acquistare, di sicuro sarà cresciuto, però proviamo nuovamente la trattativa, magari mettendo come contropartita il terzino, tutto come prima. Vogliono 33 milioni, non ce la faccio di poco. Se metto però Leone come contropartita e calo a 30 milioni più Cla
clausola del 25.000%, vediamo se accettano questa offerta. 33.7, termina trattativa. L'altro era Zanotti, che ha il contratto in scadenza. Molto bene, questo vuol dire che forse riusciamo a prenderlo. Mettiamo come contropartita Fiore, vediamo un po', 23 milioni, ce la facciamo a prenderlo. Provo a mettere quindi come contropartita Baldi, che a questo punto non ci serve più. Calo di 3 milioni, metto una clausola del 15% e non me lo porto a casa, va bene così, 23 milioni, me lo porto a casa. Questo è l'unico colpo che facciamo in questo momento. Come da pronostico stiamo andando decisamente bene, abbiamo vinto praticamente tutte le partite del girone di ritorno, qualche punticino perso all'andata, però non importa, classifica, siamo secondi con 74 punti, vince la Salernitana, ero convinto di aver vinto il campionato, quindi siamo ancora a 0 titoli dopo 4 stagioni, va bene, poco importa. Questa è quella squadretta con Ramos che diventa un 74, Paez addirittura un 90, tutti quanti ovviamente sono cresciuti. Statistiche: Paez segna 19 gol, 17 per Adorante, 17 per Sarco, 6 gol per il CDC e 9 assist. Il nostro Maranza, Pasquale Maranza, fa più 3 e diventa un 81, però fa solo 4 gol. Spero di avere un grande budget, fiducia ancora a Ramos, confermata la fiducia perché volevo una grande crescita e lui ha fatto più 5, più 5 per un portiere è tanto, quindi secondo me con un 74 possiamo tranquillamente affrontare il campionato di Serie A. Quinta stagione appena iniziata, budget di 29 milioni, secondo me con 29 milioni non facciamo nulla, devo anche fare tutti i rinnovi e devo completare tutti gli obiettivi. Nell'ammercato in questo momento ci sono 3 giocatori, mi servirebbe un attaccante, ho messo la rigenerazione di Cristiano Ronaldo e la rigenerazione di Robert Lewandowski e poi c'è Angels che stiamo cercando di prendere ormai da 3 stagioni. Con il budget che abbiamo non possiamo prendere nessuno di questi 3. Forse posso fare un tentativo per Martin Guedes, ma boh, sinceramente preferisco la rigenerazione di Robert che è più forte. Il problema è che ci vogliono tanti milioni per prenderlo. Facciamo un tentativo per Martin Guedes, vediamo un po' che cosa ci dice questa squadra. Metto come contropartita il terzino, voglio solo sapere il prezzo per capire più o meno quanti soldi ci servono, 67 milioni. Termina la trattativa, quanto vale l'attaccante? 17, quindi ok, va bene. Termina trattativa, però almeno abbiamo un attimo sondato il terreno, perché se riusciamo a prendere un attaccante, un grandissimo centrocampista centrale, poi la squadra è praticamente terminata. I difensori dovrebbero salire, sì, forse Bellic si è un po' bloccato, forse ci servirebbe anche un grande difensore centrale, però con il budget che abbiamo non facciamo niente, ragazzi, con 26 milioni non facciamo niente. Simuliamo quindi tutta la stagione, la società ci chiede di non retrocedere di nuovo in Serie B, possiamo farcela, andiamo. Stiamo giocando le ultime partite della stagione, la barretta è arancione, ma di colpo diventa verde. Cosa è successo, ragazzi? Cosa è successo? Pareggiamo l'ultima partita 1-1 contro l'Udinese, non è che ci siamo salvati all'ultimo secondo? Può essere? Vediamo, classifica, sì, ci siamo salvati, signori, all'ultima giornata, mamma mia, più 2, o comunque alla penultima giornata, più 2 sul Genoa, 36, nessuno come lui. Ci salviamo, signori, ci salviamo. E beh, porca misera, Sarco 88, Paez 92, il Maranza 82, porca miseria, cioè 36 punti sono il minimo, no? Vista la squadra. Guardiamo rapidamente le statistiche, forse è il modulo che non rende. 10 gol, ragazzi, ma perché? Cioè, ma perché stiamo facendo così schifo? Cioè, stiamo veramente facendo schifo. Il Maranza comunque sta crescendo, quindi secondo me si può confermare. Sarco confermatissimo, Adorante però non sta crescendo. Ci serve un grande attaccante, ragazzi. Il problema è che il budget è sempre basso. Cioè, finché purtroppo siamo bloccati nel limbo, no? E arriviamo sempre in queste zone qui, non avremo mai a disposizione i soldi per poter prendere uno degli attaccanti. Questo costa 72 milioni, quest'altro 33, il centrocampista centrale, questo 169. Ci serve purtroppo quella stagione che ci dia un attimo la svolta, altrimenti, signori, mi sa che non ne usciamo. Simuliamo. Budget di 47 milioni, ma con 47 milioni non facciamo niente. Forse posso prendere il centrocampista centrale, però. Sì, ne vogliono 33. Forse perché ha il contratto in scadenza. Allora, metto come contropartita il nostro centrocampista centrale che vale 4 milioni, per quanto possa fare la differenza. Vicino ci metto 30 zeppole più clausola del 15%. Vediamo se accettano. 34 senza contropartita, affare fatto. Almeno riusciamo a migliorare leggermente una posizione. La stagione è quasi terminata e siamo andati veramente molto bene. Abbiamo perso la semifinale di Coppa Italia con il Milan 5-3, però è già tanto comunque essere arrivati fino a quel punto. Abbiamo perso 4-0 in campionato con la Lazio e perdiamo 3-2 anche con la Cremonese. Ovviamente ogni volta che parlo la squadra ha un
un crollo devastante. Questa qui è la classifica, siamo arrivati noni con 63 punti, non ci posso credere ragazzi, non ci posso credere che bastava una vittoria in più per andare a 66 e quindi prenderci l'Europa, che avrebbe secondo me fatto la differenza. Complimenti al Torino che vince, che riesce ad arrivare in Champions, e al Napoli per lo scudetto. Per quanto riguarda invece la formazione, Ramos è un 84, molto bene, sta crescendo alla velocità della luce ed è quello che ci serve. Rapidamente guardiamo le statistiche, il capocannoniere è Sacco che ne fa 19, Engels l'acquisto ha fatto la differenza, 15 gol, il Maranza 10, 8 per Paez, l'attaccante signori non segna, Andrea Dorante non segna, il problema è che costa anche poco, sono 31 i milioni, io non so neanche se posso metterlo sul mercato perché comunque l'attaccante che voglio prendere costa tanto e loro stanno comunque crescendo, Guedes costa 102, quest'altro 176, più si va avanti più ovviamente il prezzo sale. Continuiamo ad avanzare, secondo me non abbiamo a disposizione 100 milioni, però l'unica cosa che possiamo fare è continuare finché la squadra cresce e riesce da sola ad arrivare in Europa, così puoi avere un budget sufficiente per prendere il portiere, questa è l'unica cosa che possiamo fare. Budget di 49 milioni e con 49 milioni purtroppo non ci facciamo niente, solo i classici rinnovi che come sempre sono fondamentali. La società ci chiede la qualificazione ad una competizione europea e il raggiungimento degli ottavi di finale di Coppa Italia. Sono stra d'accordo con gli obiettivi, la squadra inizia ad essere molto 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 interessante, ci manca un difensore centrale che prenderemo più avanti e ci manca secondo me anche un grande attaccante. Simuliamo allora tutta la stagione, anzi ce la Supercoppa, anzi non è vero, scherzavo perché non abbiamo perso la finale ma la semifinale, sorry, simuliamo tutto. Stiamo giocando le ultime partite della settima stagione, nel frattempo buongiorno al Manchester City, bellissimo quello scatto con Pep Guardiola. Comunque chiudiamo con un pareggio 2-2 contro il Bologna, andiamo subito a vedere la classifica perché siamo terzi, mamma mia ragazzi, siamo terzi, classifica anche in questo caso molto corta, bastava una partita in meno, due partite in meno per scivolare al settimo posto praticamente. Due vittorie in meno. Molto bene, siamo in Champions ragazzi, siamo in Champions con il nostro portiere che, come ho detto precedentemente, secondo me è lui che ha fatto maggiormente la differenza diventando un 86. Statistiche rapide, il capocannoniere è Adorante, mamma mia signori, Adorante scatenato, vuole la riconferma Adorante, 23 gol, 20 gol per Sarco che diventa un 94, Engels anche lui signori ha inciso tanto, 10, il Maranza diventa un 88 però continua a faticare a livello realizzativo, solo 7 gol, anche se dall'altro lato c'è un 94 che ha fatto 3 gol, cioè sarebbe lui quello da svincolare brutalmente. Fatto sta che siamo in Champions ed era quello che volevo perché adesso mi aspetto un grande budget, cerchiamo di capire se ci conviene però prendere l'attaccante togliendo il nostro che ha fatto molto bene quest'anno e oppure se andare su un difensore centrale. Budget per l'ottava stagione di 115 milioni, nella mercato messo anche due difensori centrali, Duarte e Ferreira. Duarte però è più forte, è un 85, Ferreira è un 83, quindi Ferreira lo possiamo eliminare. Con il budget che abbiamo però facciamo fatica, anzi no, possiamo prendere tutti. Allora, il polaccone qui è in scadenza e quindi bisogna prenderlo per forza. Valore 153, si può chiudere intorno ai 124, è un 91, mi dispiace per il difensore centrale, mi dispiace sacrificare l'attaccante che comunque ha performato bene, ma io devo pensare al bene della squadra, mancano solo 3 stagioni, siamo a 0 titoli, bisogna vincere tutto e quindi io devo fare questo colpo, o lo faccio adesso o non lo faccio più. Metto come contropartita Adorante e vicino ci metto la bellezza di 80 milioni più clausola del 15%, vediamo un po' se accettano, 98,7 più clausola più contropartita, affare fatto. Mi dispiace davvero tanto per Adorante, giocatore che gioca per davvero nella Juve Stabia, ma ripeto, non posso guardare in faccia a nessuno, abbiamo 3 stagioni per vincere tutto e siamo ancora a zero. Siamo arrivati proprio in questo istante a gennaio e secondo me stiamo andando veramente bene. In classifica siamo primi addirittura con una partita in meno e a più 2 sul Milan che ha già giocato. Molto bene cavolo, il polaccone ha fatto la differenza. Andiamo subito a vedere la classifica, anzi andiamo subito a vedere il girone di Champions perché l'abbiamo vinto signori con il Barcellona e il Benfica.
Benfica. Che bel girone, 12-11-10-0, con il Benfica eliminato nonostante i 10 punti. Becchiamo il Salisburgo agli ottavi e quindi attenzione, buone possibilità secondo me di passare il turno e di volare ai quarti. La squadra gira bene, cioè nonostante i due difensori centrali che sono tra virgolette scarsi, la squadra sembra comunque rendere molto bene. Ottimo, sono contento. Ci stiamo avvicinando alla partita di andata contro il Salisburgo e pareggiamo 2-2. Attenzione perché non è un bellissimo risultato. Ci giochiamo però tutto in casa. Vediamo un po', 5-2, passiamo il turno e quindi siamo ai quarti di Champions League. Bene, becchiamo la Juventus ai quarti. Attenzione, vinciamo 1-0 la partita di andata. Tanti punti persi in campionato comunque. Il totale contro la Juventus è 3-1, quindi siamo in semifinale. Vinciamo con il Torino, vinciamo anche la semifinale con la Lazio di Coppa Italia. Attenzione perché c'è il Manchester City. Mamma mia, che vittoria in trasferta, ragazzi. Che vittoria in trasferta. No, rimontati. Ma porca di quella miseria. Finale di Coppa Italia persa, per non farci mancare niente. L'ultima con il Sassuolo. Attenzione a questa partita, 3-1. Allora, occhio al campionato, incredibile, raga. 3-0 secco contro il Manchester City, porca miseria. Attenzione però al campionato perché abbiamo fatto 4 vittorie consecutive. 5 con Torino, 6 vittorie consecutive, ragazzi. E poi il 2-2, lo scomodo diretto con il Milan. Abbiamo perso la Champions, abbiamo perso la Coppa Italia. Almeno il campionato. Oh, ok, almeno il campionato. 83 punti, 75 per il Milan. Bene, dai, sono contento, sono comunque abbastanza contento. È peccato aver perso la Coppa Italia. Potevamo fare campionato e Coppa e poi l'anno prossimo tutto sulla Champions. Però vabbè, il polaccone ha fatto la differenza. 33 gol, 20 gol per Sarco, 13 gol per Angels, 12 gol per Paz. E poi dove sta il Maranza? Eccolo qui, è diventato un 90, signori. Pasquale Maranza è diventato un 90. Bravo. Voglio vedere rapidamente come sono cresciuti i giocatori che voglio acquistare, perché abbiamo questo... Vabbè, Ronaldo non lo prendiamo più. C'è Duarte che è un 85, però secondo me con il budget che abbiamo, volendo, o ne prendiamo due, così cambiamo entrambi i punti deboli, diciamo, oppure prendiamo un giocatore più forte. Però non voglio prendere tipo De Ligt o Ruben Dias. Voglio sempre andare su un giocatore non scontato, o comunque su una rigenerazione, e di conseguenza un giocatore che non esiste, e quindi un giocatore randomico, e di conseguenza un giocatore nuovo. Nona stagione appena iniziata e ho trovato Lars De Jong, difensore centrale che gioca nel Milan. Ha un valore di 115 milioni, si può chiudere per 138, però mi sa che non riesco a prenderlo. Ho già venduto separatamente il nostro difensore centrale per accumulare più soldi. In questo momento abbiamo 136 milioni da investire, ma purtroppo non basta. Provo con 130 più clausola del 25%, vediamo se accetta questa offerta. 162, termina trattativa, niente. Quindi che cosa possiamo fare? Ne prendiamo due, prendiamo un 84 e un 85. L'unica cosa che possiamo fare è questa, prenderne due, migliorare su due fronti e sperare di vincere tutto. Vogliono 60 milioni per il primo. Allora a questo punto posso mettere anche l'altro come contropartita e vado con 40 milioni, quindi forse anche qualcosina in meno. Provo con 37 più clausola del 25% più la contropartita, vediamo se accettano. Affare fatto, molto bene. Purtroppo Tiziano Rossi è troppo importante per il Newcastle, quindi non possiamo acquistarlo. E allora andiamo su Bishop, che non ha l'overall, però ha una clausola molto importante e ha il potenziale per diventare speciale. Ha anche addirittura 4 anni in meno rispetto a Rossi. Trattiamo quindi subito con il Real, non paghiamo la clausola rescissoria. Abbiamo ancora 94 milioni, dovremo farcela senza problemi. Vediamo un po' che cosa ci dicono, che ne vogliono solo 33. Affare fatto, restiamo con 60 milioni che ovviamente verranno utilizzati per fare tutti gli obiettivi e rinnovare tutti i contratti. Ci sono praticamente 7-8 giocatori in scadenza. Budget completamente a zero. Per fortuna che non abbiamo preso il difensore centrale olandese del Milan, perché altrimenti non saremmo poi riusciti a fare tutti i rinnovi. La squadretta comunque è questa, con due 85 e l'altro che è un 81, ma come ho detto prima il potenziale per diventare speciale. E beh, devo dire che è una squadra veramente molto carina, tutti giocatori esotici. Forse l'unico è Zanotti, che avevo già preso in passato, però non lo so, potrei sbagliarmi, non me lo ricordo sinceramente. Cioè lo conosco come giocatore ovviamente, ma non mi ricordo di averlo già preso. Però tutti gli altri sono giocatori nuovi che io personalmente non conoscevo, tranne ovviamente le rigenerazioni che abbiamo preso. Sono molto contento e sono anche molto fiducioso, perché porca miseria, siamo arrivati in semifinale di Champions con due difensori centrali scarsi. Adesso che li abbiamo presi forti e dovremmo vincere, no, la competizione. Vediamo, simuliamo comunque tutta la stagione. La società ci chiede di vincere tutto, Coppa Italia, campionato e Champions League. Simuliamo fino al 24 e facciamo il recapino. Per fortuna che mi sono fermato prima, signori, per controllare il pallone d'oro. Sarco della squadra Juve Stabia lo vince. Grande, grande, grande.
grande e quindi obiettivo completato. E tra l'altro abbiamo, e comunque 3-0 al Bayern, guardate 3-0 al Bayern. Abbiamo anche la Supercoppa, vabbè, abbiamo perso subito con l'Inter in semifinale. Ci sta, abbiamo battuto il Bayern München 3-0, ragazzi, 3-0. Io direi che in questo momento ci troviamo nel prime. Abbiamo ancora due stagioni di tempo per vincere la Champions League e la Coppa Italia. Questa potrebbe essere la stagione buona. In classifica siamo secondi, 50-45, però ci importa poco del campionato. Andiamo rapidamente a vedere la Champions, perché il girone stravinto con 6 vittorie su 6 e becchiamo il Manchester City. Sfortunatissimi, ragazzi, con il Bayern Monaco che passa come secondo e becca il Villarreal. Mamma mia, per questo motivo che a volte dico che è quasi meglio passare il turno come secondi. Nella vita reale giochi il ritorno in casa se passi come primo, ma qui a noi non ci cambia niente, cioè giocare prima in casa o fuori casa, non è che sentiamo il pubblico o abbiamo la spinta, è una simulata, quindi in realtà davvero è quasi meglio passare comunque, o non cambia niente, è quasi meglio passare come secondi. Continuiamo a simulare. Partita di andata contro il Manchester City, pareggiamo 1-1 in Inghilterra. Va bene, non è un bruttissimo risultato, 5-1 alla Roma e 1-0 alla Juventus. Stiamo facendo veramente una grande stagione, stiamo recuperando tanti punti in campionato, 3-1 al Manchester City e quindi voliamo ai quarti di Champions League. Dove becchiamo il Milan? All'andata vinciamo 2-0, signori, mamma mia, il totale della doppia sfida è 6-5, porca misera, quasi rimontati. Ora tocca al PSG in semifinale, 3-2 a Parigi, molto bene, il totale è 4-3. Mi sono fermato proprio in questo istante perché c'è la finale di Coppa Italia e c'è la finale di Champions League contro la Juve. Milan e Juve, signori, due squadre da battere per chiudere questa challenge con una stagione di anticipo. La squadretta molto bella, molto bella. Sarco 96, mamma mia. Paez 96 anche lui. Squadra veramente stupenda da vedere e soprattutto super esotica. Andiamo contro il Milan di Garnacho, signori, attenzione. Andiamo al risultato e vinciamo 2-0. Segna il polaccone e segna Angels, bravo anche lui, ottimo acquisto, ha fatto la differenza, tanti gol, tanti assist da quando l'abbiamo preso. La nostra squadra ha svoltato in positivo. In campionato come siamo messi? In campionato primi con 87 punti più 5 sul Milan, quindi indipendentemente dalla partita con il Bologna abbiamo vinto il campionato e con il Bologna vinciamo 3-1, molto bene, quindi simuliamo fino al 5. La squadra ha recuperato e allora, signori, possiamo andare finalmente a giocare la finale di Champions League, che si giocherà al Bernabeu contro la Juventus di Højlund. Grande colpo, grande colpo. Poi diverse rigenerazioni come Slater, anzi solo lui praticamente, e Bender, lui e Bender a centrocampo. Va bene, se sono titolari nella Juventus saranno sicuramente fortissimi. Finisce 2-1, signori, ancora una volta il polaccone, ancora una volta Angel al 92esimo, quindi ci sono voluti tempi supplementari, ma alla fine la spuntiamo noi. E devo dire anche meritatamente, perché la squadra è veramente stupenda, come ho detto già mille volte nel corso di questo video, e quindi giustamente ci portiamo a casa quest'anno Coppa Italia, campionato, Champions League e pallone d'oro. Ci manca solo la Supercoppa. Statistiche rapide: 46 gol per il polaccone, che probabilmente vincerà anche il pallone d'oro. Sarco 35-6, Angels 11-11 e poi, signori, Pasquale Maranza, il nostro Maranza di fiducia, 7 gol e 7 assist, giocatore di proprietà del Napoli. È cresciuto un botto anche senza avere un grande potenziale, ed è l'unico giocatore che è rimasto della vera Juve Stabio, quindi siamo riusciti anche a tenere una bandiera. Finale di Supercoppa che incredibilmente sarà contro il Napoli. Ci abbiamo fatto la finale di Coppa Italia con il Milan, che ci sta ovviamente, Coppa Italia, finale di Champions League con la Juventus, finale di Supercoppa Europea contro il Napoli, incredibile. Squadretta ovviamente confermata, è la stessa di prima. Andiamo quindi subito, signori, a giocare contro il Napoli di Leonardo. Grande Pischello, grande Pischello Marcus mi sembra si chiama, molto forte. Finisce 1-0, segna Sarco all'87esimo e quindi, signori, chiudiamo qui la challenge alla 10ª stagione. Siamo riusciti a vincere tutto con la Juve Stabia, costruendo una squadra stra esotica, confermando anche il Maranza bandiera e tra l'altro giocatore di proprietà del Napoli, che ha battuto proprio adesso. Ed eccola qui la grafichina a schermo con tutti gli obiettivi completati. Io vi saluto e vi ringrazio, lasciate un bel mi piace qui sotto nei commenti, scrivete la prossima squadra della Serie C che volete vedere su FC24. Qui dalla Juve Stabia del Maranza è tutto, a domani, bella.